Allora, Felice, sì. Cosa hai pensato quando sei andato sul dischetto? A fare gol. A fare gol, lo so, non era facile. Insomma, dopo quello che era successo la volta scorsa col Como c'era un po' di tensione in più, però insomma penso che per un calciatore professionista sia insomma faccia parte del gioco, faccia parte della partita. Abbiamo avuto questo rigore all'inizio, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccare, fortunatamente siamo andati in vantaggio perché loro anche in 10 insomma hanno dimostrato di essere la squadra che sono e giustamente fino ad oggi non avevano mai perso, ci tenevano insomma a conquistare il punto per la matematica promozione. Complimenti a Felice, però la mia domanda è per Antonio. Voglio dire, il piccolo Vacca cresce, sono due partite che hai giocato proprio da fenomeno e non era facile oggi, voglio dire, quindi hai avuto le chiavi del centrocampo. Piccolo Vacca, 2-3 anni fa. Ce l'ho 20. Sì, no, chiavi del centrocampo, sia Michele, del Gui, ma tutta la squadra. Non era facile, voglio dire, una partita. No, non è facile né difficile, è innovata quindi come il Como, come l'Eco, come tutte le altre squadre. Felice, comunque forse c'è stato, ti sei un po' tranquillizzato tra virgolette quando hai visto che la protesta questa volta della curva era silente, per cui non c'era rischio di... ti è stato possibile conservare la concentrazione, dico. Guarda Michele, neanche non c'è bisogno di fare polemiche. Io ho detto una battuta, drammatizzare assolutamente. Prima di Figlina ho detto una cosa. Cioè, questa squadra non aveva mai vinto scontri diretti nelle partite importanti, è sempre venuta meno e questo ci è capitato anche l'anno scorso, quindi significa che qualcosa a questa squadra manca e sicuramente quel qualcosa in più ce lo può dare il pubblico, la situazione che si è venuta a creare, causa risultati, colpa nostra, tutto quello che vogliono loro, però io penso che a 4-5 giornate dalla fine, come ho letto anche sul sito Lo Stregone, insomma il presidente ha fatto un appello, penso come giusto che sia, perché se questa squadra rimarrà un altro anno in C1, la colpa sarà di tutti, ma la squadra della città, quindi penso che i primi che siano interessati che questa squadra salga o che perlomeno se la giochi fino all'ultimo secondo per andare in Serie B sono proprio i tifosi, quindi se loro insomma avevano fatto questa scelta di contestare, che è giustissima per l'amor di Dio perché nessuno gli toglie il diritto alla contestazione, però secondo me era giusto contestare dal lunedì fino alla domenica alle 2:30, perché poi penso che per 90 minuti insomma la squadra del cuore, indipendentemente dagli attori che siamo noi, che loro considerano mercenari, venduti, non so come, cioè ognuno ha il suo aggettivo. Penso che per 90 minuti va sostenuta la squadra, poi al 90esimo il risultato non c'è, riprende la contestazione, perché penso che un giocatore, come gli fanno l'applauso quando fa bene, viene contestato, ma questo fa parte del gioco, io l'ho sempre detto. È inutile che un giocatore che è, hanno fischiato Maldini dopo 20 anni di Milan, all'addio, quindi penso che tutti quanti possiamo prendere sia i fischi che gli applausi. Però io penso che per una questione di giustizia insomma sia giusto sostenere la squadra almeno 90 minuti della domenica, anche perché come dicevo prima l'obiettivo è ancora là a portata di mano, oggi mi sembra che siamo quinti, siamo nei playoff, quindi quando tutto sembrava perduto con una bella vittoria contro la capolista siamo riusciti perlomeno adesso a ributtarci dentro a 3 giornate dalla fine, quindi quando tutti quanti dicevano che ormai avevamo sprecato, che avevamo dilapidato, che non c'eravamo più la forza per arrivare, penso che a 3 giornate dalla fine per il momento siamo dentro. Speriamo di esserci anche alla fine del campionato. Avete oltretutto, ultima domanda, poi cedo la parola ai colleghi, ringrazio per l'attenzione, avete oltretutto confermato che l'unico problema era psicologico, non atletico, non di altra natura, perché avete tenuto benissimo il campo, mi sembra. Ma io penso che nell'arco del campionato si possano avere dei cali fisiologici, quindi fisici, mentali, tecnici, è normale che la squadra forte deve sopperire a tutte queste mancanze che inevitabilmente insomma si manifestano durante un anno calcistico, perché non penso che si può andare al 2000 dall'inizio alla fine, tranne questi del Novara insomma che l'hanno distrutto il campionato, quindi penso insomma che in questo momento bisogna fare fronte comune e cercare come dicevo prima di arrivare il 9 di maggio al 5º posto, poi dopo i playoff ce la giochiamo perché si è dimostrato l'anno scorso, è vero che arrivare secondi ti dà un vantaggio, però il playoff è una partita secca, sono 40 gradi quindi può succedere di tutto. Grazie. La domanda del Papo, quanto ti è costato questa nostra presenza dal primo minuto, oggi sei tornato titolare con il solito di gol e poi questi 13 gol che segnano, insomma, sono una cosa importante per te, credo. Penso che per gli attaccanti insomma sia fondamentale finalizzare il gioco della squadra, insomma, non a dire di tutto, oggi ho segnato sul rigore, quindi insomma l'importante era vincere e ci siamo riusciti. Per quanto riguarda il ritorno titolare, penso insomma che nella gestione gli allenatori di una squadra, gli allenatori debbano fare delle scelte ed è normale insomma che
noi siamo dei professionisti e dobbiamo accettarle, quando veniamo chiamati in causa dobbiamo cercare di fare il meglio. Poi, come si è dimostrato anche quest'anno, insomma, i responsabili sono gli allenatori, visto che ne abbiamo cambiati due. E quindi praticamente è giusto che un allenatore faccia le sue scelte in piena libertà e in serenità.